Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questa mensola per vasca da bagno marcata Galehara. La mensola arriva all'interno di questa confezione di cartone, sul retro ci sono anche delle scritte in italiano, francese, tedesco e inglese. Vado ad aprirla insieme a voi. Devo dire che è anche abbastanza pesante, quindi questo ci indica che il prodotto è comunque robusto. Tiriamo fuori. Allora, è caduto il foglietto illustrativo, eccolo qua. Foglietto illustrativo che è in lingua italiano, francese, inglese, tedesco e addirittura olandese. Lo appoggiamo da parte. La mensolina è questa qua. Come vedete, adesso andiamo a vedere le dimensioni da vicino, ma come già potete capire, si tratta di un prodotto in legno. Abbiamo in termini di dimensioni una lunghezza massima, e quando dico massima intendo che sono andato ad estrarre anche queste parti in acciaio, una lunghezza massima misurata prima, fidatevi, di 94,5 cm, mentre abbiamo poi una larghezza di 15,3 cm. Centimetri. Abbiamo poi uno spessore di 2,8 cm, quindi come potete vedere un bello spessore, indice di robustezza, ecco qua, è pieno, non è quindi compensato, legno pieno. E fatemi mettere un attimo a fuoco. Abbiamo invece poi un peso di 1,5 kg, quindi non è un peso così leggero. Ogni braccetto ha un'estensione massima poi di 24,5 cm, quindi se volete utilizzarlo sulla vostra vasca da bagno, regolatevi un attimo, ma fondamentalmente è pensato per tutte le vasche da bagno. Comunque dovrebbe posizionarsi tranquillamente sul bordo della vostra vasca da bagno e potete regolarlo tranquillamente secondo le dimensioni dei vostri bordi. Quindi questo è per quanto riguarda le dimensioni. Per quanto riguarda invece i materiali, come dicevo poco fa, si tratta di legno, legno di bambù, così c'è scritto, un legno che apparentemente sembra essere ben rifinito, lucidato ovviamente, come vedete lucidato, laccato. Non abbiamo quindi segni di graffi o imprecisioni. Sto andando a farvelo vedere in diretta con voi, ecco qua. E adesso magari direi di passare un attimo a quelli che sono le varie parti, perché effettivamente abbiamo, oltre ai braccetti di metallo e in gomma che permettono quindi alla mensola di non scivolare, abbiamo anche una parte, questa qua, una parte appunto in tela impermeabile per porre poi al di sopra un tablet o un device, e dei braccetti comunque anche qui di acciaio che comunque possono essere smontabili. Come vedete si tira indietro e si può comunque levare. Andiamo a riporli all'interno dei fori. La tendina si può abbassare. Allora, abbiamo nel dettaglio le fessure che ci permettono a sinistra di infilare ad esempio una candela o ad esempio, non so, una ciotolina. Abbiamo un diametro comunque di 8,5 cm, mentre sulla parte destra abbiamo una fessura che ci permette di infilare il bicchiere di vino. Magari tra 2 secondi proviamo anche ad infilarlo all'interno. Comunque, come vedete, c'è una fessura che permette di infilare il bicchiere di vino senza problemi. Abbiamo poi un foro, ecco qua, un foro che ha un diametro di 2, no, scusate, vado a leggere, un foro dal diametro di 2 centimetri che permette di inserire ad esempio una lametta, un rasoio da barba oppure un cucchiaio in questo modo. E abbiamo poi i vari fori, le varie fessure per inserire ad esempio un libro o il tablet. Abbiamo
In poche parole, un diametro di una lunghezza, scusate, di 25 centimetri e una larghezza di 1,2 centimetri, mentre abbiamo poi su questa fessura più contenuta una lunghezza di 15 centimetri e una larghezza di 1 centimetro, quindi più corta e in termini di larghezza più stretta. Comunque dovrebbero infilarsi tranquillamente tablet e device di ogni tipo. Vado a posizionare quelli che potrebbero essere degli oggetti quando si va ad utilizzare questa mensola durante un bagno caldo. Beh, il proprio device per guardare un video o leggere, o può essere anche un libro. Andiamo a mettere il bicchiere all'interno della fessura, quindi infilarlo così in modo che resta bloccato. La ciotolina, che potrebbe essere di frutta, di quello che volete, all'interno di questo foro che calza a pennello, e poi una forchetta eventualmente, che potremmo infilarla tranquillamente all'interno di questo foro e che, come vedete, non cade. Scusate il mio braccio, come vedete anche qua non cade ed è pensato quindi appositamente. Mi è sembrato giusto concludere la recensione nel posto in cui poi andrete ad utilizzare questa mensola, ovvero il bagno. Come vedete, anche se sulla parte destra c'è un pezzo di muro, sono riuscito a posizionare senza problemi la mensola. Con i braccetti, che sono gommati antiscivolo, reggono benissimo il peso di 1,5 kg. Potrete quindi gustare il vostro bicchiere di vino, mangiare, leggere un libro sul proprio device o guardare un film tranquillamente. Quello che però vi consiglio è che magari, appunto, dopo l'utilizzo, se si dovesse bagnare in legno, di asciugarlo per evitare che a lungo si possa deteriorare. Intanto vi ho fatto uno zoom per vedere come risulta. Se avete domande, non esitate a contattarmi, a farmele. E spero vivamente che questa recensione vi sia stata utile e che vi abbia un po' orientato se acquistare o meno questo prodotto.